Radio. Ascolto a voi tutti, buonasera. Vezio Benetti, Fabio Daddi e Salvatore Burgarella dall'Armando Picchi di Livorno per la gara di ritorno fra Livorno e Campania, partita che deciderà chi sarà il vincitore della Coppa Italia semiprofessionisti. Il Livorno, come certamente saprete e come avete potuto ascoltare e vedere dalla nostra telecronaca di sabato, ha perduto 1-0 sabato scorso a Pozzuoli ed oggi gioco forza deve vincere con un gol di scarto contro la formazione puteolana. Folla delle grandi occasioni, non si registrava da tempo immemorabile. Un Livorno che potrebbe fregiarsi dello scudetto tricolore qualora questa sera l'Armando Picchi decidesse che il Livorno ha battuto il Campania. Le formazioni delle squadre vedono per il Livorno Boldini, Rizzo e Dondoni, Pontis, Manetti e Falsettini, Casilli, Mazzoni, Deste, Marocchi e Susi. Per il Campania Puteolana, Visconti, Gargiulo, Frascella, Di Battista, Bobbiesi, Laurenti, Scienza, Marini, Casale, Picasso e Campilongo. Nella formazione di sabato non gioca Mucciarelli, che si è infortunato ad un polso durante la partita con Livorno ed oggi ha dovuto dare forfè. Gli spettatori sono valutabili sulle 12-13.000 presenze. Vediamo un grande spolverio, la curva degli ultras è quanto mai rumorosa, si calcolano circa 3.000 bandiere amaranto e poi un gran sfavillare di striscioni che praticamente ricordano quelli di vecchi tempi, la sezione 22 aprile, il Bronx, curva nord, gli ultra, nobiltà amaranto e gioventù amaranto. In alto sulla torre di quella che era una volta la torre di Maratona spicca un cartello del club amaranto Mario Magnozzi, si rivolge a Cestani, Cestani basta con il sud, Cestani rispetta i paralleli, Livorno 43esimo, Sassari 41, quindi figuriamoci Cagliari. Si parte l'arbitro, il signor De Ros di Treviso. Ha fatto allontanare grande parte delle persone estranee al campo da gioco e quindi il Livorno parte, forza Livorno in avanti! Guardiamo chi è Bobbiesi che porta via la palla, poi Pontis, colpo di testa che finisce fuori. Naturalmente il Campania ha tutto l'interesse a non forzare l'andatura. Deve essere il Livorno che attacca e quindi il Campania giocherà di rimessa e tenterà di contrare gli attacchi amaranto facendo un pressing tutto campo. Il Campania in maglia bianca con strisce rosse, il Livorno con la consueta maglia amaranto, piuttosto incolore forse perché sarà regalata al pubblico alla fine dell'incontro, risultato, qualsiasi risultato venga. Si studiano un po' le due formazioni, c'è Falsettini che allarga su Rizzo, Rizzo controlla la palla, ancora indietro per Falsettini, Falsettini lancio lungo, colpo di testa di Deste in avanti, Laurenti in avanti rimette ma a me la palla finisce out, è Rizzo, Rizzo che aspetta troppo, c'è un cambio di fallo,
Ancora cartelloni amaranto, impossibile leggerli tutti oggi. Cestani, dacci il girone nord, ci spetta. Sempre più in alto, magico Livorno del club amaranto. Magnozzi, grazie De Matteo. Ancora sono trascorsi due minuti dall'inizio della gara. Pontis, anche detto Morino, che sbaglia, interviene Frascella, la palla in avanti, finisce fuori, nessuno è pronto a raccoglierla. L'arbitro Daros Pignolo. La pignoleria dell'arbitro fa perdere due minuti per un fallo, per rilancio con le mani di un fallo laterale, roba dell'altro mondo. Naturalmente in tribuna d'onore, gran spolvero di autorità, abbiamo visto allenatori, direttori sportivi, ecco Marocchi. Fra gli allenatori un gradito ritorno qui all'Ardenza, Tarcisio Burnic. Fallo a favore del Campania. Il Campania che controlla la partita piuttosto una certa calma. Il Livorno per ora che non riesce a scardinare, non è ancora riuscito a portare un'azione in avanti. Batte la palla a Marini. Scambio con un compagno, ancora Marini, palla sul fondo. Campilongo cerca di andar via, messo giù dal nostro Marocchi. Calcio di punizione a favore del Campania. Campilongo naturalmente che cerca di far passare più tempo possibile, tira Marini, libera Pontis. Laurenti, conoscenza del Livorno. Casilli, Marocchi, sbaglia in pieno il suggerimento. Poi Bobbiesi, indietro per Frascella, ancora scambio con Bobbiesi. Messo giù Bobbiesi, calcio di punizione. Lo va a battere Marini, tocco per Frascella, ancora Marini sul centro. Interviene, avete visto, Casale che non recupera, la rimessa in gioco è del Livorno con Pontis. Un bel pressing quello del Campania. Dondoni, sbagliato il suggerimento di Dondoni. Pontis che tocca per Falsettini, ancora Dondoni, palla per Deste. Deste avvicino a sé Bobbiesi, ancora Deste che si libera, molto bene gli ha levato la palla Bobbiesi, niente da fare per questo pallone del numero 8 amaranto. Entra in maniera veramente oscena il giocatore del Campania e mette per terra il Morino. A parte lui è presente, sì. Ancora i due sotto le cure del massaggiatore, non si alza il giocatore del Campania, bisognerebbe portarlo fuori. È tutta una perdita di tempo, 8 minuti dall'inizio della partita, Livorno e Campania 0-0.
rientra, avete visto il dottore del Campania, tutto a posto. C'è anche Bagonghi, ah no scusate, il massaggiatore del Campania. Poi Dondoni, messo giù Dondoni da Frascella, calcio di punizione per gli Amaranto. Ultima partita, proprio l'ultima diciamo. Speriamo un po' di fortuna anche da parte Amaranto. Certo, se Livorno avesse pareggiato a Campania sarebbe stato molto più facile. Mazzoni. Mazzoni dal tiro alla bandierina, cross. Palla per Scienza. C'è un fallo di Dondoni. Viene battuta la punizione da Laurenti. Laurenti e Frascella, ancora Laurenti, doppio scambio fra i due. Dondoni. Bravissimo Dondoni. Bravissimo per Susi. Ha sbucciato la palla Mazzoni. L'ha pelata De. Marocchi. Casilli, cross di Casilli, palla che finisce fra le braccia di Visconti. Ricordiamo che a Visconti scappano spesso e volentieri i palloni di mano. C'è un cambio nelle file del Campania. Entra il numero 13, Cotecchia. Esce il numero 4, Di Battista. Palla corner a favore del Livorno per un rimpallo venuto addosso al nuovo entrato Cotecchia, gli è stato girato addosso da Mazzoni, dalla bandierina Casilli. Casilli dalla bandierina, calcio lungo. Dondoni di testa a Mescher sul centro, salta ancora Dondoni, bravissimo, entra in aria Dondoni. Ah, dovevi crossare subito numero 3, poi tenta una mezza giravolta, non gli viene buona, rimessa con le mani. Dondoni molto lungo, rilancio con le mani, fa tempo a riprenderlo, ancora in aria. Tutti, l'arbitro ha fatto prima, ha fischiato una punizione contro il Livorno. Tredicesimo minuto, Livorno e Campania 0-0, con un Livorno che stenta a impensierire la rete difesa da Visconti. Fallo su Marocchi. L'arbitro Daros concede un calcio di punizione già battuto. Casilli sul centro ancora per Marocchi. Marocchi tenta un dribbling e gli va via, gli torna bene, si ferma, stop, si gira ancora per, messo un po' male il pallone per Mazzoni che comunque recupera, ma poi ci pensa il Mazzoni che a farsi intercettare un passaggio e la palla finisce out. Rimessa con le mani per il Livorno, la va a battere Rizzo, indietro per Falsettini. Il Livorno tenta un pressing ora, Falsettini, colpo a spiovere in aria, due uomini sul numero 11 Susi. L'arbitro non vede, non fischia, non dorme, sì, e poi fischia ancora un calcio di punizione contro il Livorno. È una barricata quello che fa il Campania.
C'è ancora un giocatore a terra, sì e no, se in questi primi 45 minuti ne giocheremo 30. Rientra in campo il massaggiatore, non l'avevo visto prima. C'è un battibecco fra giocatori. Il massaggiatore entra sempre in campo, non lo vede nessuno, e tu vai Arto. Laurenti va a battere il calcio di punizione, ci è voluto 3 minuti circa per sbrogliare questa azione. Marocchi e poi colpo di testa di Manetti verso Boldini. Boldini alla rimessa in gioco, il Campania gioca in un campo qui, che il prato di Pozzuoli sia discreto, certamente il campo lascia a desiderare. Mazzoni, bravo, doppio scambio, messo giù lo scambio con Deste, non viene buono. Mazzoni messo a terra. Ancora c'è un gran sfavillare anche di bandiere tricolori. Ecco, fossimo stato a Pozzuoli si poteva anche tirare direttamente in rete perché sarebbero mancati un 12 metri, invece qui sono una trentina. Mazzoni, Deste e Morino Pontis sulla palla, il Deste a tirare sulla barriera. Alza la palla ma finisce fuori. Niente di trascendentale per ora da parte del Livorno. Giornata ideale, non troppo calda. Laurenti alla rimessa in gioco. Palla che finisce a centrocampo. Salta Rizzo. Interviene il numero 7, Scienza, la palla poi finisce per Campilongo, calcio di punizione a favore del Campania. Ancora, non ancora battuta la rimessa, il calcio di punizione, eccolo ora. C'è stato un fischio dell'arbitro per un intervento falloso di Casale. Batte Scienza. Bello Susi che si era portato sotto, anche Casilli ha tentato un colpo di testa, non gli è venuto buono. Interviene Falsettini, palla rimessa in avanti, nessuno è pronto. Casilli, Deste, Rizzo svirgola una palla. Il Livorno deve stare anche attento perché se Dione Liberi subisce ingonni ce ne vuole 2000 per riprendere. Marocchi, Mazzoni e Pontis. Casale, bell'intervento di Boldini, che bel portiere ragazzi. Falsettini, Marocchi, ecco ancora il Falsettini, forza ragazzi,
Bella palla, entra in area, messo a terra, calcio di punizione dal limite. Messo a terra Marocchi, in difesa, tutta la il Campania in difesa, si contano al momento 7 giocatori. Guardiamo a chi il compito di ribattere a rete. C'è Mazzoni sulla palla, il Casilli, c'è anche il Deste. Mazzoni tira alto, ma il portiere era sulla traiettoria. Un Campania un po' più brillante rispetto a quello visto sabato. Bel colpo di tacco, messo giù Picasso, il Livorno non prende troppa, non mette troppa convinzione in questa prima parte. Sono trascorsi 20 minuti. Palla per Pontis. Falsettini ancora. Il Pontis via a centrocampo. Intercettato il passaggio di Pontis. Falsettini recupera molto bene. Cerca di venire avanti. Si elimina, ha eliminato due avversari, bravissimo Falsettini, bravissimo Mazzoni, tira, ci sarà a posto De Sulaurenti, bravo Dondoni, per Marocchi, controllo sul centro, entra dentro, tira, ed è gol, ed è gol, ed è gol Casilli, Livorno 1, Pozzuoli 0, a segno dopo 21 minuti Livorno. Andiamo bene ragazzi! De Matte abbraccia Casilli, bulldozer assegnato! E uno! Ora le sorti si sono rimesse in parità! Ventiduesimo del primo tempo, Livorno 1, Campania 0. Bel gol di Casilli. Susi messo a terra per un intervento falloso. Bellissimo il gol sulla destra del portiere Visconti, che ha appena abbozzato una parata e quindi il Livorno ha messo in rete. 1-0 al 22esimo. C'era bastato premere un po' e poi c'è anche un'ammonizione. Ci è sembrato il numero 8 Marini, esatto, e calcio è rimessa in gioco di Rizzo. C'è uno del Campania che vuol dare le mani sul volto a Susi, perché va da Manetti a dargli le mani nel muso.
Ragazzi, a lasciarli fare, ragazzi, voterebbero Bottini dell'olio. Te. Guarda chi si deve giocare a noi. Te. Manetti interviene, Rizzo, calcio di punizione, e a terra Casale. Calcio di punizione a favore del Campania. Bisogna stare molto attenti, questo momento è particolarmente delicato. Deste ammonito. Guardiamo chi va a battere. Ribatte la barriera del Livorno. Poi il numero 13, Cotecchia, recupera una punizione. Questa volta l'arbitro non ci è piaciuto un cavolo. Batte Marini. Palla al cross. Interviene di testa, ci era sembrato che fosse uscito un po' a vuoto il Baldini. Rimette. Falsettini, che prima del gol aveva fatto un'azione clamorosa. Dondoni. Deste. Mazzoni messo a terra, preso per una gamba dal 7. C'è Dondoni ora che si incarica di questa rimessa in gioco. Dondoni ancora. Palla per Falsettini. Falsettini ancora. Dondoni la palla con le mani. Palla ancora fuori. Dondoni ancora. Ci vorrebbe un bel colpo di testa, un pallone nel 7. Guarda un po'. Corner. Due rimessi con le mani e un calcio d'angolo. Casilli dalla bandierina. Rizzo ha colpito male di testa. La palla viene su Marini, che la dà al portiere, rimessa rapida in gioco. Dondoni. Palla lunga, sì, buonanotte Arzecchio. Cotecchia. Avete visto, si è allungato troppo la palla. Rizzo. Un po' lungo, Rizzo. Guardiamo cosa fa. La sbucciata. Ah! E là, ha fatto fuori tre avversari.
o chi è Garrincia lui Lidde. Cotecchia, Casilli, messo a terra, punizione. Calcio di punizione che viene battuto da Deste. Guardiamo Deste e Casilli, cross di Deste. Falsettini, il portiere ha preso le mosche. Rimessa di Laurenti. Questo Campagna che non ci ha mai dato una gioia, quando ha potuto ci ha affossato. Non l'aveva nemmeno toccato. Nemmeno toccato. Era volato ai sette cieli Dondoni. Abituato l'arbitro in laguna. C'ha gli occhi pieni di nebbia. Vai via Marocchi, vai via Laurenti, buttalo fuori arbitro, cartellino giallo, ammonisci anche Bellartri, tutti ammonisci, tutta la panchina. Messo a terra con cattiveria Marocchi. C'è ora una rimessa, un calcio di punizione a favore del Livorno. Siamo intanto al 31esimo. Il Livorno in vantaggio sul Campania per una rete a zero. Mazzoni. Cross di Mazzoni. Messo a terra. Palla che a momenti Susi spingeva in rete. La va a battere la rimessa il Laurenti, no, poi lascia il compito a Visconti. L'è partita anche la scarpa al portiere. Sembra di Gioia Salesianide, ne parte la scarpa. Meno male erano scarponi da sci, se no si stava benino. Ecco che Laurenti dà una scarpata, tira la scarpa al portiere. Ecco intanto che in tribuna trova ora posto il presidente della Lega di Serie C, Cestani, salutato dalle autorità locali. Complimentato dal commendator Paggini. Cestani aveva preso il posto fra l'autorità, ora controlla la partita. Speriamo che controlli anche due tabelloni scritti in suo onore e che ci tenga presenti. Guardiamo il Falsettini. Ah, peccato. Bella questa azione del Campania. Pericolosa. Bravo Manetti, bravissimo.
Vai Marocchi, Marocchi in avanti. Calcio di punizione a favore del Livorno. Calcio di punizione che viene battuto mentre siamo al 33esimo. Questo popolo non è da partite del sud, Cestani lo deve capire. Livorno si merita prima di tutto la Oppa dei Ampioni, ma poi come minimo nel girone nord. Ecco, tira il Casilli, la palla finisce fuori, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Guardiamo chi lo va a battere, Deste. Bella parata, neanche troppo semplice, di Visconti. Bello l'intervento di Picasso, poi va a terra. Marini ancora, giocatore molto pericoloso, cross, bel colpo di testa di Manetti. Casale. Bravissimo Boldini, bravissimo! Susi, buono, regola del vantaggio, si è incattivito il Campania. Marini, Picasso, cross di Picasso. Va via Pontis. Palla che dovrebbe andare a Susi, ma finisce fra le gambe di Frascella, che la lascia in out, rimessa. Periodo particolarmente difficile che sono stati questi ultimi 2-3 minuti per il Livorno. Abbiamo anche sfortuna, comunque avanti, Scienza. Bravo, vai Marocchi, vai via tranquillo! Dondoni entra in area di rigore, tira ed è gol! Roba dell'altro mondo! Susi, bravissimo! Roba da Maracanà! Siamo alla fine del mondo, ragazzi, siamo alla fine del mondo. Se la squadra tira, un c'è Cristi e tengano, eh. Dunque, 38esimo, Livorno 2, Campania 0. Ma contenterei 6. Susi, complimenti, onore al merito. Rizzo, bella azione, Marocchi, Dondoni, cross, Susi ed è gol, bellissimo. Ora attaccheranno Scienza, Campilongo, per Pontis. Boldini recupera.
Vorrei un momento dire alla regia di sistemare poi il replay sui gol e di inquadrare quando è possibile anche la tribuna d'onore per inquadrare un momento la venuta di Cestani. Casilli. Calcio di punizione. C'è un calcio di punizione che viene battuto da Deste. Gli ultras in gran spolvero. Io penso sia la orda più bella d'Italia. Batte il calcio di punizione d'Este. Il portiere Visconti para. Cassai. Casilli. Strasciato in terra, l'arbitro diceva tutto bene. Guarda là, una appicciata, anche una pedata. C'è un'ammonizione. Batte la palla per Frascella. Laurenti ancora. Falsettini. Casilli non si attenta a darla al portiere. Palla che finisce fuori. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Livorno in vantaggio. Ancora il Livorno che ormai vuol portare a finire il suo primo tempo. Dondoni, Rizzo. No, Rizzo, ma dove l'ha buttata? Ha fatto fare una sgropponata a quel disgraziato. Rizzo non ci ha capito nulla. Ferruccio Recchia, primo tempo, come pensi Ferruccio? Discreto, diciamo, no? Ma diremo che è una partita molto bella nel quale noi stiamo vincendo meritatamente 2-0, malgrado un arbitro che mi sembra che anche oggi non è all'altezza della situazione, perché ci sta danneggiando continuamente. I fenomeni vengono tutti a Livorno. Tu hai assistito alla partita di Pozzuoli, dove a un certo punto l'arbitraggio era a senso unico. Bene, oggi devo dire invece il contrario, il 60% per loro e 40% per noi, e credo che questa cosa prima o dopo debba finire, perché non è giusto. Ho visto un fallo su Casilli dove era un fallo netto a noi, ha ammonito un giocatore nostro, ci ha dato un fallo contro. È una cosa assurda. Comunque ragazzi stanno rispondendo bene sul campo e mi stanno dando una grossa soddisfazione, e sono qua convinto che terminiamo il primo tempo 2-0 e di conseguenza poi possiamo gestire questa partita. Senti, una piccola domanda ancora Ferruccio, prima che scada il primo tempo. Vedo dei cartelli dove c'è scritto Cestani basta con il sud, il girone nord ci spetta di diritto. Ma io ce la faremo o no? Ma io credo che il girone nord, hanno ragione i nostri tifosi, ci aspetta di diritto, perché è giusto, il Livorno deve giocare nel suo girone che è quello nord. Noi non vogliamo niente, non abbiamo niente contro sud, però chiaramente siamo in una posizione di che ci sentiamo nordici sotto tutti i punti di vista, perché questa è la nostra diremo posizione geografica. E questo qua non mi sembra che sia giusto, e Cestani ci deve mettere al nostro posto. È inutile che si incavoli, è inutile che se la prenda con i nostri tifosi, è inutile che se la prenda con noi. È una cosa che ci aspetta di diritto, ce lo deve dare il girone nord. Ti ringrazio Ferruccio. Siamo ormai agli ultimi
gli ultimi giri di minuti per questo primo tempo. Al nostro cronometro ne manca uno e mezzo, giro più, giro meno. C'è stata un'azione un po' pericolosa del Campania, comunque si è risolta molto bene per il Livorno, un Livorno che già cerca di portare ormai il primo tempo in vantaggio per 2-0. Il Ferruccio Orecchia che si rivolge anche al popolo, vuole un popolo vivo. Poi Susi che cerca di andare via, messo giù, calcio di punizione a favore del Livorno. Avete sentito il pensiero di Ferruccio Orecchia sull'arbitro. Ancora 40 secondi prima della fine del primo tempo. Scusate queste piccole imperfezioni, ma mi facevano segno dalla regia di poter intervenire poi con qualche intervista. Ecco la battuta, il calcio di punizione è corner. Se si tira via si batte anche il corner. Forse il raccattapalle non ha capito che quando si batte un corner scade il termine, il corner non lo si batte più. Certo, questo a Pozzuoli tutto il tempo per raccattapalloni non ci voleva, se non stava attento ti sfasciavi la testa contro Muriccioli. Battuto il corner, entra il portiere, nessuno gli dà noia e quindi è stato gioco facilissimo per Visconti parare. Campilongo in avanti, e dice il 13 si è arrabbiato, a momenti leva la testa al Pontis e si arrabbia, se deve arrabbiamo al Pontis. Marocchi messo giù, c'è un calcio di punizione a favore di Marocchi, il numero 7 Scienza, che deve essere fratello del massaggiatore perché è alto come lui. Dice di no, va a battere la palla Mazzoni. Cross di Mazzoni, interviene Rizzo che già prima era andato in precedenza anche vicino a un gol con un colpo di testa, ma la palla non gli è andata buona. Non è finito il primo tempo, c'è un punizione a favore del Campania già battuta. Un minuto di recupero già effettuato nei primi 45, Campilongo. Ancora Campilongo, Mazzoni, non è stato deciso Mazzoni in questa azione, ha avuto paura. Poi rimette Casilli in fondo. Veste. Il segnalino fa accenno all'arbitro che i primi 45 sono scaduti. Non ci pensa nemmeno l'arbitro. Eccolo. Primo tempo finito. Livorno 2, Campania 0. Rete di Casilli al 22 e di Susi al 38. Tripudio sulle gradinate. Grossa la seconda rete di Susi. Eccoci sportivi ai secondi 45 minuti, gli ultimi di questo lungo campionato del Livorno. Il Livorno conduce per 2-0 sul Campania. Praticamente se la partita terminasse così, il Livorno avrebbe conquistato la Coppa. Se il Campania dovesse malauguratamente segnare un gol, tutto da rifare, tempi supplementari ed eventuali rigori, a meno che il Livorno non segni anche lui un altro gol. Non è come la Coppa Italia, come la Coppa dei Campioni, che i gol in trasferta valgono doppio, i gol valgono uno.
Guardiamo Manetti, Livorno non può e non deve affatto deconcentrarsi. C'è da consumare gli orologi. C'è un calcio di punizione che è a favore del Campania. Cross a spiavola in aria, Rizzo salta di testa, Susi. Ha un po' dormito, oddio, Gargiulo. E Manetti mette fuori. Pericolosa l'azione del Campania. Calcio d'angolo a favore del Pozzuoli. Ancora Ferruccio Recchi a scatenare le folle. Susi che raccoglie in difesa. Cerca di portare via una palla in avanti, viene ribattuta. Il Campania ora che vede la sua posizione vacillare, tenterà il tutto per riportarsi sotto. Guardiamo il Marocchi. Marocchi, Mazzoni, Casilli. Palla lunga, Pontis per Dondoni. Dondoni rientra, in avanti per ora il Livorno ha solo Deste e Susi. Ecco il famoso cia 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 di una volta, Casilli. Marocchi, no no, Pontis, via via, bisogna stare calmi ragazzi, molto calmi. Pontis non riceve il Susi. Scienza, gioco prevalentemente a centrocampo. Rizzo, Livorno tutto in difesa, pericolosissima questa situazione. Calcio di punizione a favore degli Amaranta, diciamo pericolosissima perché si rischia. Casilli. Messo giù, colpito nei garetti. Casilli esce fuori. Laurenti è stato l'artefice del guaio. Beh, guaio di gioco naturalmente. Guardiamo l'arbitro cosa fa, Casilli si rialza, sono trascorsi soltanto un 6 minuti del secondo tempo, sempre 2-0 il punteggio, Casilli non se la sente di battere il calcio di punizione, ci va Mazzoni. Batte Mazzoni, palla a spiovere in aria, il Dondoni di testa non è riuscito a raccogliere. Morino Pontis l'ha messa un po' troppo male la palla, il Dondoni per il Pontis per il Dondoni e viceversa. Olla, bella palla di Manetti. Casilli ancora, partita
Casilli ancora, Casale, fuori! Ha buttato via il pallone il numero 2 Gargiulo, vergogna! Se la prendono con la panchina, tornate a Pozzuoli di rincorsa, a piedi! C'è Maretta in campo, quando vedono che perdono si vogliono picchiare tutti. Ecco Manetti, meno male, vai. Ha buttato via il pallone il numero 2. Siamo senza palla. Forse se si gioca senza pallone finisce 2-0. Casale leva le tende, alza le mani! Levati di torno! Mazzoni, calcio di punizione. Il Campania gioca in 10. Va giù Casilli. Vogliono dare una pedata al Susi. Mazzoni recupera. Scienza. Marini. Campilongo, calcio di punizione a favore del Campania. No, secondo. C'è un calcio di punizione ora che viene battuto dal Campania. Bel pubblico c'è oggi all'Ardenza, ragazzi, madonna, bello. Calcio di punizione già battuto, interviene Manetti di testa libera, Deste, c'è un fallo di Rizzo, punizione dal limite. Ancora si attende per questo calcio di punizione. Marini a batterlo, pericoloso. Si cerca di fare il tutto per tutto. Benissimo, offside, perfetto. L'arbitro perfetto in questa decisione di fuorigioco. Ecco un coro clamoroso. Deste ha tentato di rubare la palla alla difesa campana. Guardiamo gioco che per ora ristagna a centrocampo. C'è anche il Campania che gioca in 10. Marocchi. Ah, peccato!
Peccato, peccato. Peccato, andava ammonito. Io l'avrei anche un po' espulso quel giocatore lì che ha preso le palle o le mani. Mazzoni a battere il calcio di punizione. Mazzoni lo batte. Bello, bello. Guarda, è volata fa Viscontide. Qui tremerebbe anche la Juventus oggi. Figurarsi il Campania. Scambio a due. Visconti. Dondoni di testa. Palla ancora la difesa campana che si destreggia. Susi. No. Vai, 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 vai Susi. Niente da fare. Laurenti. Pontis. La palla al portiere piuttosto lunga. Fuori, rimette con le mani il Livorno. Sono trascorsi 12 minuti dall'inizio del secondo tempo. Livorno 2, Campania 0, le reti messe a segno nella prima frazione, al 22esimo da Casilli e al 38 da Susi. Campilongo di testa su Scienza. Marini. C'è un fallo a favore, concesso a favore del Livorno. Lo va a battere, guardiamo sulla palla, c'è Boldini e Manetti. Tutto lo stadio applaude. Boldini, Falsettini, Falsettini molto lungo in avanti, doveva aspettare un momento Deste, ci piacerebbe che Deste segnasse un gol. Casilli, un po' lunga la palla, Casilli recupera. Scienza lo spinge, recupera il Campania la difesa e mette in movimento Gargiulo. Gargiulo e Marini. Marini caracolla a centrocampo, ancora Gargiulo che riceve. Palla per Laurenti spostato nel ruolo di ala destra. Laurenti in avanti, mezzo spiovente. Il numero 11 Campilongo mette indietro per Scienza. Bella palla tolta da Dondoni a un avversario, rimessa laterale. Via ragazzi, Rizzo, forza, forza Susi, allungatelo dell'alto il pallone, bravo! Bella palla di Susi, mette fuori. Matte
Mazzoni va... È la miseria, peccato. Aveva Deste che le andava via come un fulmine sulla destra. Guardiamo. Marocchi. Falsettini, dai falsetto. Dondoni ha perduto la palla. Bisogna stare molto attenti al contropiede. Pontis, bravissimo. Pontis è la fine del mondo. Dondoni, finito in terra. C'è questo calcio di punizione che viene battuto mentre il Livorno effettua un cambio. Esce Dondoni, entra Piccini, lungo applauso, bravo! Ecco questo calcio di punizione, ora va a batterlo il Mazzoni, palla un po' troppo tesa, Pontis, aiuu, bella palla di Manetti a spiovere, è entrato Piccini, giocatore livornese, avanti, via che il Livorno, Marocchi. No, De, non ci può mi avvilì così, Deste. Casilli, bravo Casilli, bravo. Tiene la palla in campo, poi cerca un compagno, la porge, ah, sbaglia Marocchi in pieno. E poi Pontis la mette fuori. Ce la fa più, colpo di testa fallito di Piccini ma recuperato da Pontis. Bello scambio Deste Piccini. Si rialza Marocchi. Mazzoni non è guardato dai compagni. Marocchi. Fa tutto da sé, lancia Piccini, bravissimo! Piccini sull'ala, bel lancio di Marocchi. Bellissimo, bellissimo Marocchi. Piccini ha tenuto la palla, non è corner. Per l'arbitro e nemmeno per il segnalino è corner. Quindi si riprende dal fondo. 20 minuti del secondo tempo. Palla che finisce fuori, c'è stata messa da Falsettini. Si riprende con Scienza a operare a centrocampo. Poi interviene Susi che mette fuori.
Picasso. Gargiulo. Marini. Il Livorno ora ancora un po' in panne. Gira la palla di testa Falsettini. Se c'era uno del Campania lì davanti, con la rete ci faceva la stoppa. C'è un calcio di punizione a favore del Campania. Il Livorno non sa come controllare questa partita ora. Ha paura a scoprirsi, però vorrebbe segnare un altro gol. È un po' preso da Turchi, via. L'importante è tenere bene a bada. Avevamo paura di queste azioni, gli avanti avversari. Quello dalla panchina si è alzato, ha raccolto la palla, l'arbitro dovrebbe espellerlo. Lo fa rimettere a sedere. Scienza, Falsettini di testa. Mazzoni, Marocchi, stanchissimo Marocchi. Messo giù Marocchi. Marocchi non ce la fa più. Forse c'è un cambio. Palla per Casilli, troppo lunga, finisce fuori. C'è Lucchi in fase di riscaldamento. Forse Livorno effettuerà un cambio. Falsettini di testa, Manetti ancora di testa a mettere fuori. Bel pallone di Marocchi in avanti, un po' sforbiciata. Poi Falsettini entra e mette fuori. Il numero 10 del Livorno è un po' a corto di fiato. Manca. Non ce l'ha fatta Mazzoni a portare avanti una palla per Deste. E ora è sempre il Campania che attacca. Mentre il Livorno ora si è un po' troppo arroccato in difesa e quindi ciò crea delle apprensioni soprattutto per Boldini, ma a quanto pare anche per l'allenatore Mattè, che si sta sbracciando dalla panchina dicendo ai giocatori di andare in avanti. Marocchi, Piccini, fischio dell'arbitro, fallo su Piccini. 25 minuti di gioco della ripresa, Livorno 2 e Campania 0. Falsettini, palla per Susi, frisata da Deste. Susi entra, cross di Susi, non buono. Ah, sfortunatissima in questa occasione il Livorno, ha rimpallato per il Campania una palla. Frascella, suggerimento di Frascella per Campilongo e la palla finisce fuori.
ancora un cambio si aspetta nelle file del Livorno. Vediamo che Marocchi dovrebbe praticamente chiede quasi di uscire. E c'è anche il segnalino, non ha capito in questo fallo, comunque già battuto dal Campania. Un Campania che ora viene in avanti con Bobbiesi. Scienza raccoglie ancora Bobbiesi. Diciamo, il Livorno ci fa un po' soffrire in questo frangente, perché lo vediamo un po' abulico in questo momento, dicevamo, un po' che non sa quali pesci prendere. Poi entra Scienza e tira lontanissimo. Se la va a rincorrere Laurenti la palla. Laurenti la va a raccogliere, la mette sul punto per battere la rimessa. Grosso applauso del pubblico per Laurenti. Ci ha fatto un grande piacere. Susi no. Guardiamo un po' come vanno queste azioni, inutile raccontarle, sono scambi a centrocampo. Si prepara intanto il tavolo fasciato con bandiera tricolore, c'è la Coppa Italia. Coppa d'argento che viene data alla squadra semiprofessionisti e che il prossimo anno avrà il diritto di giocare con le squadre professionistiche. Ecco, sarà meglio mettere la coppa dove c'è quel buo lì in mezzo alla bandiera, almeno si tappa. Ancora il Livorno in avanti, cerca un'azione offensiva, non gli viene buona. Siamo alla mezz'ora, 2-0, c'è ancora da soffrire per 15 minuti. Il Campania viene ben guardato, ricordiamo che gioca in 10 uomini e poi Falsettini mette fuori e Susi allontana. Azione pericolosissima. Scienza, palla fuori, azione molto pericolosa, bisogna star molto attenti. Siamo naturalmente in fase di arrivo, ma è la fase più pericolosa. Oh, Emilio. Intanto c'è un cambio. Mi tieni un momento.
piccolo stop, scuseranno i nostri telespettatori, ma ho cambiato posizione per cercare di portare al nostro microfono qualcuno dei rappresentanti di questa partita, di questa bella giornata di sport qui a Livorno. C'è intanto un giocatore del Campania a terra e un dirigente del Campania che finalmente, dopo aver rotto le scatole per tutta la partita, l'arbitro lo butta fuori. Intanto il Livorno c'ha da effettuare un cambio. Un cambio, guardiamo chi esce. Entra il numero 14, D'Agostino, ed esce Deste esce. È entrato D'Agostino e anche Lucchi, e sono usciti Deste e Marocchi. Guardiamo come si mette la partita, pericoloso. Susi ha rimesso una palla in avanti, ma c'è stato un calcio di punizione che viene concesso a Livorno. Partita molto sconclusionata in questo momento. Il Livorno naturalmente tira i remi in barca. Intanto c'è un giocatore del Campania che viene portato fuori in barella, sono stati chiamati appunto i barellieri. Non abbiamo visto di chi si tratta, ci sembrava Gargiulo per la verità. E il segnaline ha fischiato un offside che noi abbiamo ritenuto inesistente. C'è il giocatore che viene portato via, impreca, poveretto, deve aver ricevuto un brutto colpo, viene applaudito dal pubblico. Viene portato in infermeria, tantissimi auguri naturalmente per Gargiulo, che non abbia riportato grossi danni. Intanto al suo posto è entrato Spampinato con il numero 14. Il Livorno sta ormai portando a fondo questa sua enorme fatica, mentre scatta D'Agostino. Palla per Susi, troppo lunga. D'Agostino poteva tentare anche un tiro in rete. Scambio fra il portiere Visconti e Marini. Mentre palla lunga di Pontis per D'Agostino. D'Agostino, Lucchi, Piccini per Casilli. Casilli entra dentro, niente. Lucchi, Susi. Entra Susi, calcio di punizione a favore del Livorno.
C'è. Casilli che viene apostrofato da Bobbiesi, mentre tutto gli sportivi si alzano in piedi per applaudire in questi ultimi minuti, che poi non sono gli ultimi naturalmente, perché manca ancora il nostro cronometro, ben 8 minuti alla fine dell'incontro. 8 minuti sono tantissimi, sono un'infinità quando c'è da portare a termine una gara così difficile come quella di oggi, che si è sbloccata nel primo tempo ma che non è stata facile. Vediamo Mazzoni che suggerisce per il numero 14 D'Agostino, poi c'è Lucchi. Lucchi che controlla, viene in avanti, fresco Lucchi, non si libera di un avversario, gli porta via la palla. Ora è attaccare il Campania. E poi bellissimo Falsettini. Mette in Scienza. In avanti, palla lunga per il Campilongo, scusate, per Picasso, che finisce fuori. Siamo qui nella tribuna d'onore dello stadio, guardiamo se alla partita, alla fine della partita, noi riusciremo a portare in campo al nostro microfono qualcuno, dicevamo campo, perché gli ultras hanno pacificamente invaso il terreno di gioco, pronti a far festa, la festa Amaranto che sta per prendere corpo. Sono anni che il Livorno non aveva a portata di mano un risultato così. C'è un fallo di mano di Laurenti. Scusa. Sentiamo se vedo, se posso portare. Signor Cestani, mi scusi, soltanto un piccolo flash dopo sulla partita. Benissimo, dice scende in campo per la premiazione, poi forse non lo prenderemo, perché sarà in campo per la premiazione, purtroppo, perché si intromettono sempre a rompere le scatole qualcuno che dovrebbe starsene magari a casa invece che affliggere e fare e mettere i bastoni fra le ruote a chi lavora. Sono sempre i soliti due o tre, avete capito chi è, a urtare. 4 minuti ancora alla fine, palla che finisce fuori. Gli ultras sono già in campo. C'è intanto l'arbitro che va alla panchina Amaranto. Guardiamo. Sì, guardiamo cosa succede. C'è l'arbitro che ha bloccato la partita perché il pubblico è in campo. Guardiamo l'arbitro che stoppa ora. A nessuno ha aperto i cancelli, hanno scavalcato
la rete di prevenzione. Ah, manca il filo spinato. Succede sempre in tutti i campi d'Italia. Non ci sono grossi problemi a Livorno, siamo un popolo e una città soprattutto civile. Ancora fermo il gioco. Siamo La partita non riprende, dice l'arbitro, guardiamo cosa succede. Guardiamo se l'arbitro fa riprendere la partita o meno. Era già terminata, ora potevamo già gioire, invece si attende ancora. Ma cosa vuoi? L'arbitro non riprende. Aspettiamo ancora. C'è intervenuta anche la forza pubblica. La partita è ripresa, c'è un colpo di testa che è andato a vuoto per il Livorno, poi il Morino Pontis in avanti, grossissima partita la sua. Abbiamo dato la possibilità anche ai giocatori del Campania di riposarsi. Manetti che recupera, c'è un fischio dell'arbitro, che concede un calcio di punizione a Livorno. Difficile vedere ora come c'è un tourbillon di gente anche di fronte a noi. Questo calcio di punizione che viene praticamente a 4 minuti dal termine, abbiamo perso anche il conto del tempo. In avanti, pericoloso. Azione pericolosa, ragazzi, buttiamo via la palla, strattonato, messo giù Mazzoni, calcio di punizione a favore del Livorno. Non è ancora finita la partita, proviamo a portarci nel centro per bloccare qualcuno. Cambio con Boldini. Lucchi che non è riuscito a raccogliere, ma c'è questa rimessa laterale a favore del Livorno. Rimessa laterale che ci consente di recuperare ancora qualche piccolo secondo. Intanto vicino al campo, sul tavolo della premiazione, c'è Cestani, il ragioniere Fernandez, il presidente del Livorno. Ancora la partita a ultimi spiccioli, palla che finisce fuori, forse per il Livorno è quasi fatta. Thank you.
L'arbitro controlla il cronometro. Il Livorno potrebbe vincere la Coppa Italia. Siamo alla fine, forza ragazzi. Ancora qualche secondo di recupero. Batte Falsettini, forza ragazzi, stringere i denti, attaccare. Va via, D'Agostino, entra, tira ed è gol! Non è finita, cazzo! La partita non è finita ancora? La partita non è finita, 3-0. La partita non è finita. Il gol, ci sono dei momenti in cui qualcuno non riesce neanche a sapere come vanno a finire le cose. 3-0. 3-0. L'ultimo gol di D'Agostino, perfetto. Vittoria ineccepibile. Ma l'arbitro non aveva ancora fischiato. Ancora la gara non è finita, si capisce l'euforia del pubblico. L'ex arbitro Tani si era portato a cosa? Ma quando finisce questa partita? Forza Livorno! Siamo alla fine, siamo alla fine. C'è l'invasione di campo, non c'è ancora, si batte. Ormai 3-0, il Livorno ha vinto la Coppa Italia semiprofessionisti 1987, l'ha vinta diciamo alla grande, l'ha vinta tranquilla, se l'è meritato anche diciamo così, dopo aver conquistato questa vittoria dopo una serie di partite neanche troppo facili, partite piuttosto impegnative che l'hanno visto su tutti i campi del sud e del nord impegnato, ma praticamente su questo Campania che mai aveva concesso niente alla squadra Amaranto ha perso tutto d'un colpo, forse la fetta più grossa, quella che sperava di più, la Coppa Italia. Una volta ci ha fatto retrocedere in C2 il Campania, ma oggi diciamo così abbiamo reso pan per focaccia questa squadra campana che mai ci aveva dato una gioia. Non è ancora finita la partita, l'arbitro lancia, ecco ancora D'Agostino che si spinge in avanti. D'Agostino viene preso per i capelli da Scienza, poi cercano di creare del dissidio in campo. La partita diciamo sta per concludersi, e tanto che diciamo che sta per concludersi. Sinceramente è ora un po' troppo lunga. Calcio di punizione a favore del Livorno. Rizzo. Palla per Piccini, ancora fuori, Mazzoni di testa, Marini in avanti, Casilli a terra, avevamo detto che era finita, c'è stato tempo di fare un gol, Susi catapultato a terra. Non bisogna intervenire, non bisogna intervenire. Non si può intervenire. No.
non è, praticamente si cerca di creare anche dei momenti di difficoltà da parte del pubblico per vedere se qualcuno, perché questo è il pubblico, se era qualcuno che gli fumava nel cervello, gli poteva anche incazzare una testa a quello lì che ha dato una patta a Arzusi. Avanti col Mazzoni, finita! Il Livorno ha vinto la Coppa Italia 1987, onore al merito! Tutto il pubblico, invasione pacifica di campo di tutti i livornesi, portati in trionfo. Proviamo a portare ai nostri microfoni il sindaco. Abbiamo il sindaco di Livorno, signor benvenuti, è diciamo una festa per la città oltre che per la squadra. Direi di sì, una bellissima vittoria, dopo tante delusioni, parecchi sacrifici, speriamo che ora la città insieme al pubblico risponda a tutta per risollevare le sorti dell'Unione. Senta sindaco, c'è qualche cosa appunto per queste sorti dell'Unione? Io so che lei ha fatto il possibile in ogni caso, in ogni frangente, ma vede qualche spiraglio o no? Qualche spiraglio c'è, speriamo che si consolidi e possa svilupparsi. La ringrazio signor sindaco, buon lavoro, arrivederla. Signor questore, mi scusi, rapidissimo, un piccolo flash. Lei cosa può dire? Una festa cittadina? Non saprei che cosa dire. Benissimo, era un momento, è stato portato via il questore da un'altra personalità. Sentiamo, guardiamo in campo Manetti, portato in trionfo. Noi siamo in tribuna, siamo un po' fuori dalla festa in campo. C'è lì in campo per il Telegranducato, per la nostra emittente televisiva, c'è Fabio Daddi. I giocatori stanno scendendo, forse c'è il momento della consegna della coppa. C'è Cestani che è al tavolo. Ci sarà poi il giro d'onore, naturalmente mutandine, perché le maglie sono state portate via dagli sportivi. Era dal 1000 eccetera eccetera, non avanti Cristo, però che il Livorno non si vedeva, che gli sportivi non vedevano una festa per una promozione o una conquista. Per questa di questa Coppa Italia c'è. Ringrazio, naturalmente c'è anche gli ultras meravigliosi, forse io sono quello che me lo merito di meno. C'è un coro favoloso di Serie B, è quanto minimo quello che una città come quella di Livorno si aspetta. C'è un gruppo di ultras. Lancio di fiori e di garofani verso i giocatori in festa. La consegna della coppa al capitano. Eccola! Alza! Beh, non abbiamo troppe parole. Sportivi, poi diciamo, non è un disonore anche piangere. Di gioie ne abbiamo poche, che quando vengono ci sembrano enormi. Un bell'inno amaranto forse. Mazzoni, la Livorno sportiva va dietro la Coppa Italia, conquistata con pieno merito.